Un giorno sono le 6:50 e mi devo svegliare. Devo riuscire a svegliarmi. Buongiorno ragazzuoli. Allora, questa moto di bello c'ha la Giannelli e il carburatore dell'Ort 19, infatti potete sentire questo sole, dà un ritratto alla Toscana molto molto bello, devo dire. E non fa nemmeno tanto freddo, mi aspettavo facesse tanto freddo. Il problema di questa moto è che il culo veramente te lo impiattisce e senti un dolore smadonnale, madonna se lo senti. Molto in anticipo. Vabbè, arriverò bene. Speriamo di arrivare. A questo punto spero di arrivare prima di lei. Praticamente sto andando a Colle a pigliare una mia amica e poi andrò a Firenze e piglierò lì il bus per andare a Genova con altri due compagni. Sta di fatto che sono deficiente perché me ne sono accorto adesso che non ve l'ho spiegato. Comunque, andiamo avanti. Vi spiego un po' l'itinerario. Allora, ora vado a pigliare la mia amica, poi dopo facciamo tutta la strada di Greve in Chianti, Panzano in Chianti per arrivare a Firenze e dopodiché a Firenze prendiamo il bus che ci porta a Genova e da Genova vi spiegherò tutto poi dopo. Se ci avete capito lasciate un like, se non ci avete capito lasciate lo stesso un like, no scherzo. Non ho mai fatto questo tipo di video, però se verrà bene, ci metterò 30 anni per editarlo perché comunque un bel po' mi prenderà di tempo, ma tutto a me stesso. Mamma mia, io vorrei abitare là, anche se non c'è una porta, ma vorrei abitare là. E la Madonna. Poi il sound meraviglioso, basta dai, lo stacco, basta dare una scalata mi stanno facendo male le mani dal freddo, accidenti a me perché l'ho gufato. E non fa nemmeno tanto freddo, mi aspettavo facesse tanto freddo. Siamo arrivati a Colle. E che ore sono? Sono le... buone. Oh cazzo! Fanculo. Sono le 8:05. Ma mia amica dovrebbe... No, cambia marcia, però aspetta il telefono. La mia amica dovrebbe essere già là. Sembra parlato il vetro. Oh! Sì. A voglia. Sicuro? Sì. Comunque ti sto registrando. Ti sto registrando. Abbiamo appena sorpassato Castel in Chianti. Ci stiamo dirigendo verso Panzano. E dopo Panzano andiamo a Greve. Qui dietro c'è Valentina. Non so se riuscite a vederla. E... Saluta! 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 E niente, adesso cerchiamo di arrivare presto a Firenze perché devo cercare parcheggio. Mamma mia, ho messo la frizione tirata e non si sente la marmitta. Cioè, a Valentina gli fa male il sederino. No, no. Ma ti fa male il culo? È certo! Cioè, stiamo seduti sulla stessa sella, eh? Siamo arrivati a Panzano e... Fa male il culo. Sì, ci fa male un po' il culetto. Siderino. Quanto manca adesso?
40. 40? Non lo so, ma più o meno. Non lo so. Vai. Stai in piedi, che ti devo dire? E la Gianelli si fa sentire. E... siamo appena abbiamo, abbiamo sorpassato appena Greve. Niente. Se non sono innamorati di me. Ciao. 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 C'è questo mulattino qua che mi fissa come un pervertito, no? Siamo arrivati alla strada in Chianti. E cazzo, cazzo, perso potenza. Run. Ci siamo fermati non so dove. Lei gli fa male il toto e il culo. però non si sa dove siamo. Intanto lei si sta riposando. Eh? Sì, va bene. Tanto ti fa male il sederino. Sta facendo jogging, come potete vedere. Sta allenando. Perché dopo c'è il torneo, quindi sta allenando. Ho appena parcheggiato la moto che si trova laggiù, non so se riuscite a vederla. E non si vede, mi sa, è sporca. Comunque è un cazzo. Vado da quell'altro che mi aspettano e sono davanti alla stazione. Vale, l'ho lasciata là. Ho trovato uno, Giacomo, e lei che c'ha male ancora al culo. Abbiamo recuperato Carol. Ho fame. Però voglio 15.000 like e farò un altro. Un cazzo, io lo faccio un'altra volta. Fa male un culo, mi fa male. Allora, stiamo prendendo il bus. Ci aspetto un viaggio. Abbiamo wifi, stipendio. Allora, ora faremo un'intervista a Valentina. Com'è stato il viaggio in moto? Fatto male. Al totto. Andando proprio da seghe. Da seghe? Insomma? Ancora non siamo manco partiti. Lo so. Allora lo che so. Cazzo che è?